Allora, ecco qua, vi presento il mio girasole di ricotta e spinaci, fatto con la pasta sfoglia. È un modo diverso per mangiare una torta salata di ricotta e spinaci, un po' più carino. A volte anche l'occhio vuole la sua parte. Se volete vedere come l'ho fatta, venite con me, così vi faccio vedere e la facciamo assieme. Adesso però taglio una fetta, così vediamo anche l'interno come è venuto. Ecco qua, vedete? Proprio giusto giusto un filo di pasta sfoglia sotto e poi è tutta verdura, ricotta, un uovo e formaggio. Adesso venite con me così la facciamo assieme. E ovviamente iscrivetevi al mio canale, è inutile dirlo. Allora, questi sono più o meno mezzo chilo di spinaci. Sono quelle fresche che io ho pulito, lavato e sbollentato, però potete prendere anche quelle surgelate che le fate direttamente in padella. Se invece sono quelle fresche va bene pure soltanto sbollentate. Poi abbiamo 150 g di ricotta di mucca, un uovo, 25 g di parmigiano grattugiato, un po' di noce moscata e poi aggiungeremo sale e pepe. In una ciotola abbastanza ampia mettiamo gli spinaci, aggiungiamo la ricotta. Perfetto. Quando abbiamo amalgamato bene bene spinaci e ricotta, aggiungiamo il parmigiano grattugiato, l'uovo che ho aperto già. Poi un po' di noce moscata, sale e pepe. Ok, ora mescoliamo il tutto. Perfetto, tutto mescolato con una forchetta e lasciamo un attimino questo ripieno a riposo. Ecco qui il ripieno dopo una mezz'oretta che è stato in frigo a riposo e questo è un rotolo di pasta sfoglia. Allora, cosa facciamo? Prendiamo una teglia, più o meno questa è da 26 cm di diametro, per fare un cerchio. Poi con un coltello con la punta ben affilata, praticamente incidiamo tutto intorno alla teglia. Ok, ora una volta inciso, noi cosa faremo? Prendiamo questo foglio di carta forno con il nostro cerchio e lo mettiamo su una teglia. Bene, io l'ho messo su una leccarda e ho utilizzato proprio il foglio di carta forno che esce già dal rotolo di pasta sfoglia. Con la corona di pasta che avanza tutto intorno, utilizzeremo un tagliabiscotto da 3 cm di diametro e andiamo a fare dei cerchietti. Allora, col tagliabiscotto faccio il cerchietto, poi questo cerchietto lo tolgo. Ok, poi lo piego in due, così, come se volessi fare un calzoncino, poi lo ripiego di nuovo in due. Così, ecco qua, e viene come se fosse un petalo, diciamo. Ok, vedete? E lo vado a mettere sul nostro cerchio. Ecco qua, adesso lo devo fare tutti quanti intorno. Allora, ve ne faccio vedere ancora un altro che sto facendo man mano. Allora, col tagliabiscotto, se non avete il tagliabiscotto da 3 cm, anche un bicchierino, qualcosa che sia 3 cm di diametro. Lo tagliamo bene bene, ovviamente. Questo qui è un po' così. Ok, poi lo pieghiamo come se volessimo fare un calzoncino su se stesso, in orizzontale. Poi lo ripieghiamo di nuovo. Così. Ok. E così viene il petalo, vedete? Poi dalla parte più stretta la mettiamo sul nostro cerchio. Ok, con la punta di un cucchiaino o un cucchiaio, cosa facciamo? Andiamo a schiacciare leggermente queste punte in modo che aderiscano alla nostra base. Così. Poi dopo spennelleremo un tuorlo d'uovo o anche il muro intero con un po' di latte sopra. Sono a questo livello qua. E ovviamente questi rimasugli li reimpastiamo per fare altri cerchietti. Ecco qui, il nostro girasole è iniziato a prendere forma. Adesso praticamente con i lembi della forchetta faremo questo movimento in modo da non fare in modo che non si gonfi troppo la pasta sfoglia. Potete usare anche la pasta presè. Ok, e ora mettiamo il nostro composto. Perfetto, ora prendiamo un uovo intero con un cucchiaio di latte e spennelliamo tutto intorno sulla corona. Ecco qua, un uovo con un cucchiaio di latte sbattuto e ora andiamo a spennellare sulla nostra corolla, diciamo. E così.
piano piano, intingiamo ancora un po'. Intanto poi accendiamo il forno che deve essere preriscaldato, 180 gradi, modalità ventilata 20-25 minuti, 190 sempre 20-25 minuti, modalità statica. Voilà, e procediamo così. Mi era avanzata ancora un pochettino, pochettino di pasta e ho fatto ancora altri piccoli petalini, li ho messi in mezzo e sono a posto. Allora, io ho fatto così intero, cioè un cerchio grande, però potete utilizzare anche dei coppapasta tipo questo da 10 cm e fare vari girasoli, come se, soprattutto quando volete fare magari dei salatini per un aperitivo, ok? Adesso inforniamo. Ecco qui il nostro girasole al forno. Vi consiglio la parte media del forno. Vedete che non avanza nulla, con le dosi andate proprio giuste. Ecco qua mentre cuoce il forno. Ancora pochi minuti e il nostro girasole di ricotta e spinaci è pronto. Ecco qui il nostro girasole di spinaci e ricotta appena sfornato. Adesso andiamo solo ad aspettare un attimino che si raffreddi e lo andiamo a mettere su un vassoio. Eccolo. Il nostro girasole in un vassoio.